nonostante tutte le minacce che seguiamo ad avere costantemente, più o meno velate, più o meno minacciose e oltraggiose della nostra identità e delle nostre convinzioni, comunque noi reiteriamo la nostra azione tutte le volte che sentiamo la necessità, perché siamo convinti di essere sempre, perlomeno per quello che riguarda gli argomenti che noi facciamo collegialmente, dalla parte della ragione. Perché? Perché la ragione non ha colore politico, la ragione non ha motivazioni più o meno moralistiche, la ragione è una semplice conseguenza di fatti appunto sequenziali senza soluzioni di continuità. Quindi quando noi abbiamo cominciato la nostra battaglia molti molti anni fa, e qui c'è Giorgio che ha cominciato da decano qualche decennio prima, ma forse un mezzo secolo fa, un mezzo secolo fa, diciamo, possiamo dirlo con tranquillità. Un mezzo secolo fa lui ha pensato di prendere una posizione nei confronti della sua realtà e di agire secondo un suo punto di vista e una sua identità filosofica e politica. E da lì la sua, diciamo, il suo comportamento è sempre stato coerente con questa decisione originale. Ed è la stessa, diciamo, matrice che mi accompagna anche a me, da un po' d'anni di meno di Giorgio, ma sempre comunque costante e mai mutevole, perché non è possibile cambiare modo di esistere, modo di essere. Quindi noi abbiamo cominciato, anche perché noi ci riferiamo alle leggi, oltretutto. Il bello è questo, che noi denunciamo sulla base delle norme vigenti, non su norme obsolete, ma tantomeno sul sentito di dire. Questi sono riferimenti alle leggi vigenti, il che significa che la classe politica in toto, a incominciare dell'attuale governo, sono dei delinquenti. Delinquenti sono delle persone comprovati. Esatto. Che si, possono che, che si possono permettere di essere ancora a piede libero, perché siamo governati da un sistema giudiziario appunto della gestione del diritto che è in mano a cupole mafiose, massoniche e quant'altro. Quindi ovviamente fanno gli interessi di tutti i loro adepti fuorché quello dei cittadini. E quindi noi abbiamo dovuto assumere sulle nostre spalle l'onere che avrebbe dovuto essere di questi tutori dell'ordine, della legge, delle istituzioni e quant'altro, che invece fanno tutt'altro. Avrebbero dovuto muoversi spontaneamente per conto loro, perché delle illusioni così patenti, così chiare, così evidenti, plateali, delle leggi, plateali, delle leggi, come sta attuando ad esempio questo governo, a cominciare dal presidente di questo cacchio di Repubblica, è vero, avrebbero dovuto già far smuovere le autorità giudiziarie. Questi invece non fanno assolutamente nulla, quindi che significa? Significa che comunque sono complici, perché come diceva Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci diceva: chi non combatte il male vuole che si faccia. Assolutamente condivisibile. Allora è di una chiarezza estrema, basta, tre parole che dicono tutto. Allora io volevo però fare un piccolo assunto, diciamo, riepilogativo del motivo per cui siamo qui. Allora, che cosa dice la Repubblica Italiana? L'articolo 73 dice che le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica, tutte. Articolo 74, il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato ha motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Quindi vuol dire che se la legge non è confacente con quello che deve essere il regime che ci siamo posti, che ci siamo dati, il Presidente della Repubblica ha la capacità e il potere per poterlo decidere. L'articolo 87 infatti ancora più specifica che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale e può inviare messaggi alle Camere, può indire le elezioni di nuove Camere, le fisse, eccetera, e autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo e promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge, eccetera, eccetera. Quindi è lui che decide. Allora andiamo avanti, articolo poi 90 che parla del Presidente che è responsabile, non è responsabile di atti compiuti, salvo che per i reati che attentano alla Costituzione. Articolo 91, il Presidente della Repubblica
prima di assumere le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e dall'osservanza del dettato della Costituzione. Quindi non è che fa come cazzo gli pare. Qualsiasi Presidente, capito? Della Repubblica in un regime di Stato di diritto deve essere esclusivamente il garante della Costituzione, perché lo Stato di diritto si sostanzia nella Costituzione. Dopo che è nato il principio costituzionalista, prima c'era il re assoluto che non rispondeva a nessuno, ma nel momento in cui noi creiamo una Costituzione, questa Costituzione diventa poi oggetto di voto popolare, questa assume il potere della, diciamo, determinazione popolare. Quella è l'entità, è come la base di un palazzo. Se tu togli la base, tu non puoi fare, il palazzo crolla, no? E allora? Ed anche, appunto, sopra questa premessa, sempre come premessa, va aggiunta anche il dettato dell'articolo 31 della Costituzione, che abbiamo visto che va fatto osservare dal Presidente della Repubblica. E che cosa dice l'articolo 31? La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cosa vuol dire?